Lo scrittore Roberto Gervaso ha presentato anche a Messina il suo ultimo libro. Ieri ha incontrato i lettori alla libreria Ciofalo. Stamattina è stato all'Accademia dei Pericolanti. Sentiamo Maurizio Licordari. Si chiama La vita è troppo bella per viverla in due. Perché solo il cinismo, secondo Roberto Gervaso, ti mostra le cose come sono. L'obiettivo è offrire messaggi per imparare a godersi la vita così com'è. I temi spaziano dalla psicologia femminile all'economia, fino all'educazione sentimentale e alla medicina del corpo e dell'anima. Di nuovo in questo libro c'è quello che l'autore, cioè io non sono riuscito a mettere nei precedenti. Gli aforismi ne ho scritti 20.000, questi sono circa 2.000-2.500, quindi sono altri, un contributo successivo a questa introspezione interiore, perché l'aforismo è un'introspezione interiore. Lo scrittore di aforismo è un riflessivo, un meditativo, anche se io ogni volta rifletto male e medito peggio. Roberto Gervaso ha raccontato il suo libro ieri pomeriggio alla libreria Ciofalo, ma anche stamattina all'Accademia dei Pericolanti, con la solita ironia e con la voglia di mettersi a nudo di fronte a un pubblico che lo ha ascoltato, divertito e incuriosito da quest'ultimo libro, di uno scrittore da sempre fuori dalle righe, ancora legato alle antiche tradizioni e alla gloriosa lettera 22, la macchina da scrivere su cui nascono i suoi articoli e le sue opere. È vero che scrivo con la lettera 22, una lettera 22 doc, d'antan. È millesimata, come si dice, dello champagne, ereditata da Montanelli, quindi i tasti sono pregiati, i suoi pollastrelli si sono posati su questi tasti, si sono posati su questi tasti e si posano, speriamo ancora a lungo, nonostante le mie precarie condizioni di salute, perché è un'emozione. In un momento di grande crisi della scrittura e di riflesso delle vendite, Gervaso continua a appassionare migliaia di lettori, cosa che non riesce a molti, in verità. Lui, la sua spiegazione, ce l'ha. Metà degli italiani scrive, l'altra metà non legge.